Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019. Allora, siamo su una nuova mappa che vi voglio far vedere, che si chiama The Valley the Old Farm. Allora ragazzi, io ho preparato per fare una piccola serietta, niente di particolare. Partiamo subito con questo qua, un Fendt Favorite e questo John Deere, ok? Il resto ho dovuto cambiare praticamente tutto, ragazzi, perché partiamo con questo carrettino piccolissimo, ma ho dovuto prendere un carro un po' più grande. Abbiamo già la nostra piccola officinetta, guardate che bella. Qua c'è la zona lavaggio, ragazzi, però purtroppo la zona lavaggio non è di quelle favorite, bellissime. Qua c'è un trigger, che non ho capito cosa serve questo trigger. Lo andremo a scoprire. Poi abbiamo il nostro silos, che è questo qua. Guardate che bello. C'è il nostro trigger per scaricare e qui per caricare. Ok? È proprio un, diciamo, uno stile un po'... uno stile italiano, via, quasi uno stile italiano. Qua c'è un deposito che si potrebbe utilizzare per tantissime cose. Abbiamo le scale che scendono, qua c'è un piccolo magazzinetto vicino all'officina, ragazzi, guardate che bello. Andiamo su, vi faccio vedere un po' tutta la mappa, ragazzi. Allora, qua abbiamo già dei depositi che possiamo utilizzare. Dei depositi dove possiamo mettere o balle o tante altre cose. Abbiamo qua dei ripari, abbiamo qua un altro magazzino grosso dove si potrebbe mettere, per dire, la mietitrebbia. Abbiamo un altro piccolo garage, piccolissimo. Qua c'è un trattore che non può essere usato, ma è tutto distrutto. Abbiamo le nostre trincee, guardate che belle. Sono tre trincee, ok? Ma la cosa bella, ragazzi, ve la farò anche vedere, a parte questo, che noi possiamo passare in mezzo alle trincee, guardate che figata, no? Vi faccio vedere, intanto faccio il giro e vi faccio vedere un po' di cosucce, ragazzi, perché abbiamo tante belle cose. Qua abbiamo dei garage, che questi si aprono, ragazzi, guardate un po'. Sono sempre dei piccoli depositi, anche questi qua. Vedete, qua c'è un trigger, anche qua io non ho capito che cosa può essere di trigger. Questo trigger qua non ho capito a cosa può servire. Andremo poi comunque a vedere, perché non vorrei che sia per depositare le balle sopra lì. Perché ragazzi, quello lì è il deposito per le balle. Io credo che sia per le balle, però ragazzi qua vedo che non mi richiede nessun tipo di cosa, quindi non so bene cosa, vabbè, vedremo. Poi abbiamo, questo è il pollaio, ragazzi, piccolino, non è tanto grande, quindi non so adesso quante galline possano starci. Abbiamo questo pezzettino qua, guardate un po', abbiamo questi due depositi più questi qui. Qua dietro la cosa bella, ragazzi, è anche questo, guardate bene cosa vi faccio vedere. Questo, ragazzi, è tutto prato per le mucche, ma non prato da fare, è dove girano le mucche. Guardate che figata, è enorme, è immenso. Ma la cosa bella, ragazzi, la cosa bella che vi faccio vedere è questa qua. Ragazzi, possono passare da sotto il ponte. Da sotto il ponte. Guardate. E andiamo a finire praticamente dove c'è il trigger per il cibo. Andiamo a finire dove c'è l'allevamento, vero? È proprio il dietro, che adesso andremo a vedere. Passo di qua, ragazzi, perché almeno chiudiamo i nostri cancelli. E questo qua... questa qua, ragazzi, sopra, è la strada. Quindi noi, passando di qua,
vedremo girare le nostre mucche. Vedete che figata, ragazzi? È assurdo. E abbiamo le mucche sia di qua che di là, ma è la stessa identica, è lo stesso identico allevamento. Cioè, non è che ce n'è due, è uno solo enorme. Adesso chiudiamo un attimo il portoncino qua. Vi faccio vedere. Intanto vi faccio vedere, questa è veramente bella sta mappa e mi piace tantissimo. Ho già messo la mietitrebbia, come potete vedere. Non partiamo con questa mietitrebbia noi, c'è una mietitrebbia rossa, ma è piccolissima, ma talmente piccola, ragazzi, che ogni fila devi scaricare. Cioè, in sto campo qua, fai due file e scarichi. È proprio la più piccola che c'è. E allora ho voluto cambiare, ho preso la nostra solita case vecchia, ok? E ho iniziato a dare qua. Oltretutto sarebbe già anche ora di riempirla, di svuotarla, voglio dire. Ok, allora mietitrebbe qua, andiamo di nuovo nella nostra fattoria. Qua ci sono degli altri capannoni, come potete vedere. Adesso siamo dalla parte su, qua ce n'è altri, vedete? Qua c'è l'allevamento delle pecore. Questo è l'allevamento delle pecore, ragazzi, vedete? E qui c'è il parco delle pecore, ok? Guardate, qua c'è un altro trattore tutto sgarruppato. Qua c'è praticamente l'entrata per i vari trigger, come potete vedere. Vedete, per la lana, per il trigger per il cibo. Qua si entra all'interno del prato, come potete vedere, e di qua potete poi vedere anche le pecore che girano. Ok, chiudiamo questo. Qua possiamo anche lasciare aperto, volendo. Andiamo qua. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere questo. Questo è quello delle mucche. Quello delle mucche che vi dicevo. Perché qua si scaricano le mucche. Le mucche girerebbero qua dentro. Vedete? E questo, ragazzi, è totalmente parato per le mucche. Guardate che gigante che è. Arriva qua. Guardate, passa qua dietro. E andiamo a sbucare dove eravamo prima, ragazzi. Vedete? Andiamo a sbucare di qua. È veramente spettacolare, è gigantesco, ragazzi. Guardate la stalla. La stalla è bellissima. Qua dove entrano le mucche, qua abbiamo un trigger, volendo, che noi basta che entriamo qua. Si entra qua. C'è un trigger per quanto riguarda. Qua c'è il trigger del letame. Ok? Qua si entra volendo col trattore per dargli, credo, la paglia. Credo la paglia. E dalla parte di qua mi sembra che c'è il trigger per il cibo, se non sbaglio. Eccolo qua, sì, è questo. Il trigger per il cibo. Quindi qua abbiamo, a parte questo ripostiglio, ragazzi, vi faccio vedere, guardate bene cosa andiamo a vedere. Guardate un po', ragazzi, qua c'è la mungitrice, ma guardate che bello, c'è proprio la mungitrice, guardate, figo, eh? Volendo possiamo, no, scendere forse no, non possiamo, purtroppo non possiamo interagire, ma è veramente bella sta stalla. Andiamo a vedere un attimino da questa parte. Ok, allora di qua abbiamo, di là abbiamo il coso del letame, qua c'è lo scarico del latte praticamente. Qua c'è una mosca che gira. C'è lo scarico del latte, ok? Siamo arrivati di qua, andiamo da questa parte, vi faccio vedere, ragazzi. Abbiamo un altro piccolo magazzino qui. Andiamo a vedere qua. Ragazzi, guardate che figata. Allora, qua possiamo entrare praticamente col trattore a scaricare le nostre balle. Ma la cosa bella è questa. Vedete questo piccolo quadrante qua? Noi, schiacciando B, interagiamo e si abbassano le ringhiere.
Quindi noi volendo da qua possiamo buttare giù le nostre balle, vedete? E questo c'è qui, c'è questo qua, vedete? E c'è questo qua. È una figata, ragazzi. Così sale e scende ed è veramente spettacolare. Guardate che bello. È veramente bello, ragazzi. Qui non mi ricordavo che c'era la rampa, ma c'è la rampa, quindi è possibile venire su col trattore, un trattorino piccolo basta. Qui c'è un piccolo magazzinetto e qui, ragazzi, abbiamo le nostre trincee. Qui c'è la stradina che passa in mezzo, ma un'altra cosuccia è, guardate un attimo, vedete, qua c'è il muretto, c'è la trincea. Quando voi riempite la trincea, dovete sempre stare attenti al fatto che magari se vieni giù di qua poi devi fare tutto il giro. Guardate un po', ragazzi. Se io interagisco qua, si alzano le rampe. Guardate che figata, ragazzi, si alzano le rampe. Io sta mappa l'ho scelta solo per questo. E possiamo praticamente salire da qua e salire da là. Quindi è spettacolare, e anche questa si alza, si alzano tutte e due, guardate. Si alzano e si abbassano, sono uno spettacolo immenso, una figata, ragazzi, immensa. Quindi io direi che questa, ragazzi, sarà una mappa secondo me buona da portare. Qua abbiamo, come vi ho fatto vedere prima, il posto del nostro letame. Di qua possiamo scendere. Possiamo scendere. Allora, noi purtroppo, ragazzi, vi faccio vedere intanto la mappa. Noi qua siamo già di nuovo dove eravamo prima, vedete? Quindi, come cascina è molto bella e molto grossa, eh? Abbiamo il passaggio qua sotto da poter andare. Ci sono tanti bei passaggi, da passare. Come potete vedere, da qua purtroppo non possiamo interagire. Però io non vorrei che magari questo sia per qualche carro particolare, che noi adesso andremo poi a vedere perché. Allora andiamo intanto a vedere, ragazzi, vi faccio vedere la nostra mappa, che non è piccola, è una bella mappa abbastanza grande. Allora noi in questo momento siamo qua, ok? Abbiamo solo questo campo qui. Guardate un po', se noi selezioniamo abbiamo praticamente, partiamo già con tutto questo verde, non abbiamo i campi. Allora, ecco, una cosa particolare che a me non piace tantissimo è questo fatto qua, che io per comprare quel campetto devo comprare tutta la zona, anche quella boschiva. Per comprare questo campo devo comprare tutta la zona, anche boschiva. Allora, a me non dispiace sta cosa, però guardate qua, cioè io devo comprare una zona boschiva enorme se voglio, a parte quella solo zona boschiva mi può anche star bene. Però, cioè, è un po' un controsenso. Qua compro due campi invece che uno. Questo, ok, è singolo, questo è singolo, questo sono tre campi. Voglio comprare questo, sono due campi. Voglio comprare questo, sono per forza due campi col pezzettino. Non è proprio fatta benone. Qua vedete invece che uno comprate quattro campetti. Come cosa non è fatta benissimo, vi dico la verità. Il magazzino, adesso vi faccio vedere, andiamo a vedere subito. Andiamo a vedere il nostro magazzino, vediamo un attimo, ecco. Allora io avevo già anche comprato questo. Questo qua è il nostro Landini, perché abbiamo bisogno comunque di un trattore in più, perché due trattori sono piccolini. Incominciamo, guarda, facciamo una cosa, vi faccio vedere. Andiamo subito giù con il nostro Landini. E vi faccio vedere un attimino, ragazzi, la nostra mappa,
cioè il nostro, qual è la nostra strada per arrivare fino là. Purtroppo è abbastanza lunghetta, non è cortissima, noi dobbiamo andare qui, poi girare subito qua e andiamo giù, passare praticamente attraverso il villaggio, il paese, che vi dico ragazzi è fatto molto bene, confronto a quello dell'Italian Rice e questa è molto 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 meglio. Vi dico la verità, guardate il paesaggio, anche l'acqua, qua abbiamo un altro punto, dovrebbe essere un punto dove c'è sì, il boscame o cose del genere. Volendo questa mappa, ragazzi, possiamo anche fare zona boschiva. Guardate che bello che è, i boschi come sono fatti bene, ragazzi. Ma guarda, cioè adesso mi fermo e vi faccio vedere perché è veramente una figata. Ragazzi, guardate qua. Ragazzi, io mi fermo qui, guardate, vi faccio vedere. Scendiamo giù, guardate le piante. Ci sono quelle mezze secche. Ma guardate che bello, il sentierino piccolino. Abbiamo i boschetti, guardate qua le piante, i pini. Queste sono fatte veramente, ma veramente bene, ragazzi. Io vi dico la verità, mi viene anche voglia di fare boscame. Quindi qua, ragazzi, questa mappa io direi di tenerla anche per la legna, ok? Non ci... diciamo che possiamo... Qua c'è un'altra fattoria. Questa è un'altra fattoria. E non sto scherzando, ragazzi, questa è un'altra fattoria che volendo forse noi abbiamo già. Fatemi vedere. Io sono praticamente qua e forse noi questa ce l'abbiamo già. No, non ce l'abbiamo, però se io la voglio comprare, devo comprare questi due campi qua. Che non sarebbe male, ragazzi, perché noi qua abbiamo le mucche e le pecore e qua invece ci sono i maiali. Quindi se noi andassimo a comprare questa, adesso qua sì, possiamo interagire, guardate, c'è il deposito dove possiamo mettere patate e barbabietole, ok? Abbiamo un hangar dove depositare della roba, abbiamo un altro magazzino, guardate qua, bellissimo, e abbiamo l'allevamento dei maiali. Bisogna comprarlo, è vero, però ragazzi qua è bellissimo anche qua, E questa è un'altra zona, volendo, separata. Questa è proprio bella. Sta mappa ragazzi mi piace moltissimo. È una mappa molto bella, è basata sempre, è una old, quindi basata sempre sul vecchio. Quindi noi qua ragazzi possiamo fare volendo anche boscame. E secondo me non sarebbe neanche malvagia come idea, vi dico la verità. Abbiamo adesso un sali e scendi qua, in fondo là c'è la stradina che dobbiamo girare per andare all'interno della nostra fattoria. Ok? I campi quasi tutti sono circondati dal recinto, quindi è bellissimo. Ci sono dei bei campi, purtroppo il problema è che se vuoi comprare un campo, purtroppo c'è selezionato la zona, il territorio, non il campo, quindi magari su quel territorio ci sono tre campi e sei obbligato a comprare tre campi. I prezzi sono buoni, quindi volendo è una cosa fattibile, molto fattibile. Io direi ragazzi che possiamo far partire una piccola serie. Da qua possiamo far partire una piccola serie. Questa zona qua, ragazzi, io quasi quasi la terrei per la legna. La vorrei quasi quasi tenere per la legna, volendo. È una zona fuori, quindi può andare benissimo. Se no, ci sono altre zone più in su. Vediamo un attimino. Adesso qua, ragazzi, dobbiamo andare a svuotare. Io ho incominciato a dargli il via a tagliare perché abbiamo solo sto campettino qua, no, in partenza, quindi
abbiamo roba molto molto piccola. 2,77, questo qua 429, ma la faccia del cazzo. Niente, ragazzi, qua siamo nella M. Dobbiamo per forza, devo fare per forza un bel debito grande per comprare almeno un altro campo. Almeno, questo è il problema. E niente, vediamo un attimino cosa riesco a concludere, ok? E poi farò partire, appena sono tranquillo, sono a posto, ragazzi, faccio partire magari una piccola serietta, ok? E tratteremo un po' di tutto, magari tratteremo anche la legna, magari tratteremo già anche la legna. Fatemi vedere, se io comprassi, per dire questo qua, aspettate, 148, beh, ragazzi, 148. 148.000, io direi che quasi quasi, ragazzi, mi conviene andare a comprare questo. Abbiamo un campettino qui, volendo, come potete vedere. Abbiamo un prato qua, il 90. Abbiamo questo campettino qua che c'è a vena. È finito lì, possiamo andare a tagliarlo. E abbiamo tutto questo da poter disboscare. Beh, non sarebbe male, veramente non sarebbe male, ragazzi. Abbiamo già anche un pezzettino di prato, quindi volendo lo possiamo fare. Fatemi solo vedere una roba. Sì, abbiamo anche un piccolo depositino qui per quanto riguarda la. Sì. Volendo sì, si può fare. Abbiamo il prato, abbiamo il campo. Si potrebbe anche cominciare magari anche poi a disboscare. Vediamo, dai, vediamo un attimino. Adesso abbiamo poi da poter vendere un po' di cosuce e vediamo un attimino. Ok, ragazzi, io credo di avervi fatto vedere tutto. Niente di che, come potete vedere i campi sono abbastanza grandi. Zona ne abbiamo abbastanza, vi faccio vedere un'altra cosuccia che dovrebbe essere questo qua, esatto. Questo qua, ragazzi, è uno slargo, vedete? Questo è uno slargo. Questo slargo, ragazzi, noi lo si potrebbe utilizzare per mettere un altro allevamento, volendo. Per mettere un allevamento, per mettere, o se no, fare qua il deposito della legna, dove c'è sto slargo. Abbiamo il magazzino qua per mettere dell'attrezzatura e qua mettere fare noi uno slargo bello, vedere un attimino cosa possiamo fare, magari lasciando da parte un po' la strada. Vediamo, mettere un po', devo guardare un attimino cosa posso fare, perché lo slargo qua è grande, molto molto grande. Abbiamo una strada qua. Scusatemi. Però, scusate, ragazzi. Wow, stavo morendo. Santo cielo. Madonna. Morivo. Ok. Bene, e poi qua vediamo, ragazzi, possiamo vedere di fare qua. Secondo me qua sì, ci conviene fare di qua la legna. Qua c'è uno slargo enorme dove possiamo depositare la legna. Sì, facciamo così. E di qua abbiamo anche posto per mettere, per dire, guardate, il cippato. Sì, facciamo di qua, nell'angolo di qua facciamo la legna, ragazzi. Perfetto. Ok, dai, vediamo. Bene, ragazzi, io vi saluto qua, mi raccomando, tanti bei like sotto i miei video, ok? Vi
segnerò sul titolo il nome della mappa, che si chiama The Valley, The Old Farm, ok? Ed è molto bella, molto molto bella, ragazzi. Se volete provarla, c'è sulle mod, quindi andate pure a scaricarla. E vi dico la verità, ragazzi, ne vale veramente la pena perché è proprio bella, mi piace. Ok? Ragazzi, ci vediamo alla prossima, ok? Come sempre, un grosso bacione e un grosso abbraccio da Lugo Libero. Ciao ragazzi, alla prossima.